Cristian, tu sei una persona che incuriosisce tantissimo. Ah. Perché sei una persona poliedrica, molto creativa, che ha iniziative brillanti e non così, diciamo, scontate. In particolare vedo che indossi questo braccialetto bianco che mi incuriosisce tanto. Cosa c'è scritto sopra? I lobi, mm-hmm. E la frase più importante, insieme siamo più forti. Insieme siamo più che forti. Che da lì parte la storia. Tutto iniziato per un fattore che stavo studiando, guardando sui social network, che sui social network le persone interagiscono molto a livello web, ma poco nella realtà, no? È verissimo. Io sono una persona che amo conoscere le persone propriamente perché ogni storia non solo ti fa crescere, sino che ti fa vivere. Certo. No? Alla fine certo. Quel condividere. E tutto è iniziato tramite un grandissimo amico, che dopo ovviamente è diventato il mio socio, Radwan, che dico, devo creare qualcosa, no? Devo creare qualcosa. E che puoi creare? Non so, un marchio di abbigliamento, delle magliette, no? Però pensavo, marchio di abbigliamento, magliette, è un campo che ovviamente è abbastanza minato. Ma è il perché che è il differenzia. Perché. È il esatto, perché. Qual è la fonte di tutto, la connessione la fonte con le di tutto, esattamente, è una connessione, per una connessione vera che ci permetta di interagire nel mondo reale. Ecco. Oggigiorno i social network, se uno guarda, sono tutte vite che possono creare una certa invidia, che dopo nel fondo sono in un percentuale molto alto false, no? O sea, non c'è una persona che viva felice continuamente, né che viva di festa continuamente, né che viaggi continuamente. Certo. E ovviamente con tanti milioni di utenti uno dice, ah guardate, quella è la vita vera, no? E c'è uno studio molto interessante che hanno creato degli scienziati americani, anche inglesi, perché questi social network portano piano piano anche a una depressione. Perché poche persone dicono questo in realtà non è completamente vero, perciò pensano la mia vita è indirettamente, tra virgolette, permettetelo, fa schifo, che non è così. L'idea era creare qualcosa di reale, no? Sì. Ma come? Nel senso, come far sì che una persona ti porti un'altra persona? E abbiamo pensato, ok, in quel momento era di moda un bracciale di silicona giallo, il bracciale sì. Nike di Armstrong, che ha fatto incredibilmente un boom pazzesco. Pochi sanno che in realtà con quel bracciale tu stavi appoggiando la ricerca del cancro testicolare. Nel senso, pochi sanno quello. Tanti dicono, ah, che bello il bracciale giallo, anch'io lo voglio avere, no? Più che altro in quel momento con il logo della Nike aveva creato tendenza. Abbiamo iniziato con un bracciale di gomma tra amici, no? E non mi dimenticherò mai più, con il colore viola e il colore rosa, no? Il viola per gli uomini e il rosa per le donne. Penso veramente di cuore che il successo che ha avuto e che ha i lobi non sia tanto per l'idea, che è veramente figa, no? Perché devo essere onesto, è figa. Però la frase di, ritornando al discorso delle persone che ogni tanto si sentono sole, mm-hmm. in una società che indirettamente ti spinge a quel successo che in realtà non è un successo tanto vero, perché per me il successo reale è un successo di cuore. Quando tu dentro ti senti veramente bene e condividi con una persona qualcosa di diverso, no? Che ovviamente può essere un viaggio, una chiacchiera, qualcosa di più profondo. Personale. E insieme siamo più forti ha creato proprio quello. E devo dire che abbiamo collaborato, per la mia sorpresa, con brand molto importanti come Bentley Milano, McLaren Milano, La Martina, Jack Daniel, adesso non mi vengono in mente tutti, però di brand importantissimi. Tutto rispetto. C'è stato un bel riscontro? Sì, un bellissimo riscontro, perché hanno capito in realtà l'anima dei lobby. L'anima dei lobby è condividere. Io sempre sono un grandissimo credente che il successo arriva quando uno non solo ci crede, ma uno lascia veramente quella passione. Uno deve bruciare dentro, no? Deve essere quel fuoco che trasforma, no? Se non hai quel fuoco dentro, qualsiasi cosa puoi fare prima o poi cade. Come una volta, te lo dico tra di noi in fiducia, io era il maestro di yoga di mia mamma, al quale andavo anch'io, che gli ha detto una frase che a me mi è rimasta sempre nella mente e perché no dopo nel cuore. Dice, Cristian, tutto passa e tutto cambia. Oggi sei giù, tranquillo, sarai dopo su. Oggi sei su,
occhio, perché tornerai a essere giù, incredibilmente. E quando uno veramente capisce l'essenza della vita, andare avanti si fa molto più semplice, i traguardi arrivano. Che cos'è che ti mantiene sempre vigile, consapevole, sul pezzo, pieno di passione, ardente di entusiasmo? Innanzitutto anche guardare indietro, no? Guardare tutti i risultati e tutti i momenti, anche perché no, che sono caduto e dopo mi sono rialzato, quello mi dà tantissima forza. I miei valori in realtà sono tanto sentimentali. Guardare il mio cane e capire l'amore vero e la connessione che ho con lui, perché ovviamente non è un essere umano, ma è un animale che io amo. E probabilmente ci amano molto di più di quanto noi riusciamo ad amarci. Perché è proprio incondizionato, noi dobbiamo fare tanta strada per amare incondizionatamente le persone. Io sono un amante la metafisica, la lettura, e c'è un autore che amo, per quello al mio cane l'ho messo Gurito, che si chiama Gurdjieff, che ha scritto un libro che si intitola La quarta via, e lui ovviamente, a parte tantissime teorie che ci sono nel libro, ti racconta che per amare veramente prima devi amare un animale, perché amare un essere umano direttamente è un pochino più difficile. Ogni situazione ha un perché, non lo posso semplificare con parole, perché alla fine sono delle situazioni che emotivamente mi mantengono sempre lì, no? Perché non è il nuovo lavoro, anche trovare un collega anche qua presente, Marco, che è molto in gamba, simpatico, c'è un bel gruppo di incredibilmente appoggiarsi anche mutuamente, e ogni situazione ha il suo perché, ogni situazione, e penso che uno dei segreti importanti è sempre provare a dire grazie, però non le grazie come una parola, come quando uno prende un caffè o qualcuno ti fa un non regalo, per educazione, non basta, per educazione, insomma. Per diplomazia, no? Un grazie vero, un grazie di essere grato a quello che sia, no? Perché io ho una teoria che dentro di noi in realtà siamo tutti uguali e tutti cerchiamo indirettamente un po' la stessa cosa, no? E a prescindere da chi vuole successo, chi vuole una macchina più potente, o chi vuole una donna più bella, o chi vuole, chi brama sempre qualcosa, dentro di noi cerchiamo sempre la stessa cosa, no? Che cosa è? Dare un messaggio. Dare il messaggio ti aiuta ad essere felice, perché se non condividi, se non dai qualcosa di te nella vita, quindi possiamo dire che hai lobby più che un sito internet, un braccialetto di gomma in latice o quello che è. Alla fine è uno stile di vita, è la tua filosofia di vita, quella che ti accompagna anche in altri ambienti di lavoro a essere la persona di successo che sei. Te lo dico la verità, ti risponderò. Tutta la verità, nient'altro che la verità. Ma ti risponderò con una frase che ho letto tempo fa. Il successo è andare di fallimento in fallimento senza perdere l'entusiasmo. Ma del fallimento si impara, del successo non si impara niente, nel senso... Diciamolo ai nostri giovani! Non è divertente. Ovviamente non è che uno deve andare per la vita con l'idea di fallire, però non si impara niente con il successo. Anzi, con una frase anche di Bill Gates, lui sempre dice, il successo è un cattivissimo maestro, perché ti fa credere che sei qualcuno quando in realtà non sei nessuno. In cambio il fallimento ti fa provare di nuovo, ti fa stare in piedi, ti fa provare, però non si sa mai quale sarà la vera via o la vera chiave che apra la porta di quello che chiamiamo felicità. Che per me la felicità in realtà è una tranquillità e pace interiore, non c'è maggiore felicità. A me quando ogni tanto mi dico, no Cristian, ma andiamo qua alla mega festa in Monte Carlo, dove sia, no? Se io posso restare a casa a leggere un buon libro, resto a casa. Sarebbe un buon libro. Tutto ciò è meraviglioso.